È un cielo gonfio di nuvole e pioggia quello che accoglie ancora una volta la Corsa Rosa nella Marca. La 14ª tappa da Treviso a Valdobbiadene, ribattezzata cronometro del Prosecco, prende il via alle 12 esatte. Il primo corridore sulla rampa di partenza è proprio un trevigiano, il mottense Marco Coledan, ultimo nella classifica generale e quindi virtuale maglia nera del Giro. A pochi passi dal negozio di quel Giovanni Pinarello che tanto ha dato al ciclismo, lui stesso maglia nera nel Giro del 1951. Per noi c'è la maglia nera, una cosa di molto molto importante, una cosa molto affettiva. Portare il Giro Treviso, portare un evento così importante a Treviso è sempre una bella cosa, probabilmente la festa più importante d'Italia. A dare il via alla corsa anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Tutti gli anni più tappe, più eventi, come quest'anno, 4 giorni di Giro in Veneto. Ovviamente a ricordare ad esempio il centenario della Grande Guerra, quest'anno state toccate appunto località che comunque sono state scenario della Grande Guerra. Tra i primi a partire anche il coneglianeese Sasha Modolo, vincitore di tappa ieri a Jesolo. Com'è vincere vicino a casa? Ma è bello dai, è più caldo anche perché era cercata da anni, quindi un'adrenalina speciale ieri. Le vie attorno a Piazza del Grano sono tutte un pullulare di tifosi, curiosi, meccanici e ciclisti che ad uno, come in una lenta processione, si avviano al cancello di partenza per la gioia degli appassionati che così hanno più tempo per curiosare tra i pullman delle squadre in Piazzale Burchiellati, dove i corridori si scaldano in attesa del loro turno. 160 km da Lugo Vicentino a Treviso per la sicurezza del ciclismo. Ciao a tutti! Chi lo vince il Giro? Credo Contador. Sì, lo vince lui, ma vince anche il tour. Io sono venuto con la maglietta per augurargli il tour. Io spero Aru, tifo per lui. Oggi sarà dura però partire con la maglia rosa, partire dopo Contador secondo me ha dei vantaggi. Ultimi a lasciare Treviso proprio loro due, Alberto Contador e il sardo Fabio Aru, che qui vediamo sfrecciare lungo la Pontebana, lanciati verso Valdobbiadene, dove la maglia rosa tornerà sulle spalle dello spagnolo.